Ecco, sul fronte scuole ci sono delle risposte in arrivo importanti per le famiglie. Sì, è stata approvata la prima variazione, la prima rispetto agli investimenti nuovi per il triennio 24-27, riguarda la scuola del Matto, che è già una scuola operativa ovviamente, ma che attraverso questo investimento potrà ospitare altri 12 bambini nella fascia 3-12 mesi, così come da cronoprogramma, essendoci impegnati a aumentare di 80 posti complessivi dal 24 al 27, già entro il 24 12 posti al Matto e 12 posti a Sitorni, sempre nella fascia 3-12 mesi. Dopodiché entro il 2027 altri 25 posti in convenzione, i più 11 del nuovo Nido Colombo perché in parte assorbe il Nido Masaccio e altri 20 circa, forse qualcosa più, ma diciamo 20 nella nuova indicazione di riaprire i battenti della scuola di Battifolle. Ecco, questa è la fascia dove, insomma, che necessita di maggiori risposte. Allora, noi abbiamo avuto dal 2021 un'impennata del più 63% di richieste. Con il vecchio programma, che di fatto abbiamo superato dopo il Covid, se le proposte di richiesta fossero state invariate saremmo stati a liste d'attesa zero anche nella fascia 3-12 mesi. Per fortuna noi combiniamo due dati, maggior richieste per il 63% e una strana condizione che vede il Comune di Arezzo avere una natalità più alta rispetto ad altre realtà. Nel semestre 2024, gennaio-giugno, abbiamo un più 12% rispetto al semestre precedente. Quindi la combinazione di più domande e più bambini ha creato un boom di richieste che siamo contenti, ma che logicamente ha visto dover rivedere un programma triennale. Al momento noi rispondiamo già al 77% delle richieste, con una problematica più espressa nel 3-12 mesi. Con questi interventi a parità di richieste andremo intorno all'85% complessivo.